Stata veramente una mattinata intensa, intensa di sci con questi due giganti bellissimi, queste due piste straordinarie, quella di Kranjska Gora e quella di Adelboden, due università del gigante, c'è poco da fare. La Gran Risa, Kranjska Gora e Adelboden sono forse le piste con più fascino, ecco, in questa disciplina. E abbiamo visto grande, grandissimo spettacolo. Con il podio raccolto dall'Italia con Marta Bassino nel gigante femminile che ormai ha una nuova regina, come ho scritto io alla fine della diretta su Sport, ha una nuova sua maestà, perché la sua maestà adesso è Sara Hector. Ragazzi, c'è poco da fare, cioè, oggi ha il primo tempo di manche nella prima e nella seconda, qualcosa di abbagliante. La svedese scia con una potenza, con una cattiveria incredibile. Le altre veramente in questo momento non possono starle vicine. Oggi ha saputo interpretare due anche piste diverse, perché insomma la prima e nella seconda manche la tracciatura era diversa, ma anche la neve era diversa. Peraltro ben diversa da quella dell'anno scorso, che era proprio ghiaccio vivo, insomma, che Marta Bassino sciò particolarmente bene, ve lo ricorderete, fu l'unica ad interpretarla in una certa maniera. L'anno scorso, quando riuscì a trionfare Marta, però veramente oggi Hector è stata abbagliante, è stata detonante. Questo momento veramente non so chi possa limitarla, perché Schifrin oggi è stata molto sottotono. Wurley comunque sì, è sceso sui suoi livelli, più o meno anche Bassino, nonostante nella seconda manche abbia un po' gestito, insomma, però è stata intelligente anche per quello. Oggi comunque era importante anche portare a casa un podio, e il podio comunque lo ha portato a casa Marta. Era molto importante. Peccato, insomma, che magari non abbia provato a rischiare qualche cosina in più anche per la seconda posizione, perché la prima, francamente, era abbastanza difficile. Bello il ritorno di Aragut, soprattutto con una buona seconda manche. Lei è stata quasi un mese positiva e quindi di inattività. Assolutamente buona, invece sottotono sia Schifrin ma anche Vlova, insomma. Sottotono Goggia, che nella prima manche ha sbagliato troppo e non si è neanche qualificata per la seconda. Qualche punticino avrebbe fatto comodo per la generale. È arrivato comunque il favore da parte di Schifrin, che oggi non ha brillato, raccolto soltanto 36 punti. Domani c'è lo slalom e vedremo, insomma, vedremo. C'è lo slalom domani, poi c'è Schladming in settimana, martedì, quindi non Flakau che è stato cancellato, ma Schladming, pista ben più impegnativa per le donne. Certo è che Schifrin ha la possibilità di continuare a imporre legge, ecco, in slalom, e di conseguenza ampliare il margine su Sofia Goggia. Poi torneranno anche le gare veloci, ce ne saranno tante altre di gare veloci, e Sofia Goggia tornerà a fare grandissimi, grandissimi risultati. Gigante c'è ancora, evidentemente, da lavorare. Veniamo al gigante maschile. Se il mio tono, diciamo, non era troppo alto è perché, insomma, oggi poteva arrivare una grande gioia. Poteva arrivare una grande gioia perché insomma ancora siamo un po' scioccati, diciamo, un po' scossi dalla caduta di Luca e Ali Prandini nella prima manche. Per fortuna sembrerebbero escluse lesioni e fratture, però è stata veramente una brutta torsione, un brutto colpo per Ali Prandini, che era molto dolorante, è arrivato traguardo veramente. Sì, sulle sue gambe, ma evidentemente molto molto dolorante, faceva fatica a camminare, era molto zoppicante, insomma.
speriamo bene soprattutto, perché il prossimo gigante di Coppa del Mondo è Kranjskogorja, ma il prossimo gigante in generale sono le Olimpiadi. Il calendario del gigante purtroppo è molto molto compresso, la stagione finisce piuttosto presto, però veramente speriamo che riesca a rientrare per le Olimpiadi, perché in questo momento sciando così Dario Prandini è una carta da medaglia a tutti gli effetti per l'Italia. Oggi per me sarebbe salito un'altra volta sul podio. Stava sciando la prima manche come una furia. L'unico che era stato vicino a Odermatt aveva guadagnato quell'intermedio, poi sul muro con la sua cattiveria agonistica, con la sua voglia di attaccare, che comunque negli anni sta cercando ed è riuscita adesso anche a controllare, a mettere a sistema. Veramente avrebbe potuto togliersi una grande soddisfazione nella pista che gli ha in qualche modo anche sottratto quella prima vittoria in Coppa del Mondo che poteva arrivare un paio di anni fa, quando era primo nella prima manche davanti a Borsotti e nella seconda stava incrementando e si sdraiò. Si sdraiò proprio poco prima dell'ingresso a muro, vicino a dove ha fatto peraltro l'errore oggi, dove ha inforcato oggi. Un punto maledetto, purtroppo. Però Luca, insomma, ce la farà anche questa volta, e ne ha passate tante. Peccato perché viene un po' fermato proprio nel momento clou. Non so oggi se sarebbe riuscito a vincere oppure no, però insomma veniva l'acquolina per come si era messa la gara, diciamo. Veniva assolutamente l'acquolina in bocca per come si era messa la gara, insomma. Un po' di rimpianti ci sono. Per il resto comunque l'Italia ha fatto un'ottima prova di squadra, perché ne abbiamo piazzati 5 nella seconda manche, con Tonetti che è sciato molto bene nella prima, purtroppo ha fatto quell'errore sul muro nella seconda che gli ha un po' precluso tutte quelle che erano le speranze di gloria, ecco, da parte di Tonetti, che poteva arrivare fra i primi 10, invece non ci è riuscito. Però in generale, insomma, è stata una buona prova di squadra, perché Borsotti è 17esimo, comunque non male, anche se può dare di più. È Borsotti, secondo me, per il talento che ha Giovanni Borsotti, peraltro coetanea di Luca Dari Prandini, può dare di più. Siamo quasi ai livelli di Dari Prandini, che la carriera da junior parla chiaro, nonostante poi non conti troppo fra i pro, prima volta fra i 20 per Alex Hofer. Bellissima soddisfazione anche per questo ragazzo, che ne ha passate più del diavolo. Bene anche Mauer Berger, che anche lui è entrato nei 20. Punti fondamentali comunque anche per Giovanni Franzoni, 2001, interessante, anche polivalente lui, quindi può essere un ottimo elemento. 24esimo, non ha sciato male, comunque fondamentale qualificarsi e prendere punticini preziosi. Vinazzi ha provato a partire oggi in gigante, sono d'accordo con De Chiesa, oggi non l'avrei fatto partire, domani c'è lo slalom e sarebbe insomma stato meglio preservare qualche energia in più e rischiare meno, visto che anche lui è caduto e ha rischiato di farsi male. Per fortuna non è successo niente, però domani ci sarà lo slalom e ci aspettiamo un Vinazzi protagonista. Per il resto, ragazzi, che dire. Odermatt riporta la Svizzera a vincere da Del Boden, e il boato del pubblico all'arrivo è eccezionale per questo atleta meraviglioso. Questo atleta meraviglioso che sul muro ha fatto fatica anche lui nella seconda manche, però che dire, ragazzi, non ha perso quasi niente da un Feller eccezionale. Feller veramente si inventa queste seconde manche incredibili, sia in slalom, ma quest'anno soprattutto in gigante. Ed è riuscito a mettersi dietro Pantoloup, veramente bravissimo, bravissimo Manuel Feller, atleta spettacolare, atleta che si merita queste belle soddisfazioni, insomma. Insomma, usciamo, diciamo, da questa giornata un po' amareggiate.
Peraltro, insomma, nella prima mancia abbiamo visto anche cose incredibili, come la fermata di Broten, prima del muro dove si era fatto male l'anno scorso, come a dire, non me la sento di fare il muro. Infatti lui l'ha detto proprio dopo nelle dichiarazioni, ha detto proprio che lui non si sentiva sicuro a fare il muro e che si è fermato prima proprio perché, come se tornassero vecchi fantasmi del passato, insomma è una pista che mette paura quella del Bode, è una pista che mette paura e purtroppo oggi ci è rimasto il nostro Luca Deli Prandini che avrebbe invece potuto scrivere veramente una bella pagina per lo sci alpino italiano su questa pista delle meraviglie. Fatemi sapere voi invece nei commenti che cosa ne pensate, una valanga di piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e a questo punto arrivederci ragazzi al prossimo video.